Allora, mi unisco un attimo all'inizio di Tommaso, no? E mi prendo proprio giusto 2 minuti. Noi, insomma, con tanti di voi mi conosco, con altri probabilmente no, veniamo dai centri sociali, da un centro sociale napoletano che è in Surgenzia. E siamo degli attivisti, siamo tutti innanzitutto degli attivisti dei movimenti sociali. Ecco, per noi scegliere a giugno di quest'anno, in realtà a maggio di quest'anno, di investire in prima persona, mettendoci la faccia e scegliendo anche un attivista esposto, in qualche modo portavoce del centro sociale come me, investire dentro quello spazio politico, ha significato in qualche modo anche rischiare in prima persona come soggettività di movimento. E tante domande ce le siamo poste, a tante di queste domande ancora non abbiamo dato risposta e ci risponderemo durante questo cammino che faremo insieme all'amministrazione, insieme ai compagni e alle compagne dei centri sociali. Dico questa cosa perché sono particolarmente felice che alcune di queste domande ce le cominciamo a porre in questo posto, che è un posto che io considero casa mia e con i fratelli e le sorelle che in qualche modo consideriamo tutti noi parte della nostra famiglia. E sono particolarmente contenta perché con voi, con moltissimi di voi, con tantissimi di voi, negli anni, negli ultimi più che di un decennio in realtà, tutte le domande importanti sulla fase ce le siamo poste insieme. E a tante di queste domande abbiamo dato collettivamente risposta. E allora probabilmente mi viene da dire che non c'era posto migliore per noi per venire ad aprire una discussione come quella che ha ben posto Tommaso, in cui Tommaso ha ben tratteggiato i punti salienti, no? Perché è con chi si è sempre camminato domandando che bisogna continuare a camminare domandando e a porsi le domande che giustamente Tommaso ci poneva. Quindi innanzitutto vi ringrazio, ringrazio i fratelli e le sorelle della Foresta di Sherwood per questa opportunità. E mi unisco al saluto e all'abbraccio a Zenzi e Zuzu e a tutti i compagni colpiti dalla repressione in tutta Italia. E provo a cominciare la discussione, poi cercherò di non essere troppo lunga e di passare la parola a Luigi, in modo da interloquire, no? Anche trasformare questa discussione in un dibattito acceso tra di noi. Io penso che la parola singolarità, che abbiamo usato spesso in queste settimane di discussione sull'anomalia napoletana, sia particolarmente calzante. La singolarità è, come dire, una parola che racconta di un dato irriducibile, un dato che non somiglia e che è ben perimetrato. Napoli in questo momento è esattamente questo. È in qualche modo una città che ha deciso innanzitutto di difendere se stessa. Difendere se stessa da che cosa? Innanzitutto da anni, decenni, in realtà 150 anni, in cui il governo centrale aveva deciso di trasformarla in una discarica, un luogo di sfruttamento, un luogo di colonizzazione, a vario, come dire, a tasso più basso o più alto a seconda degli anni dello sviluppo economico del paese. Ma di fatto Napoli, il meridione in generale, ma su questo mi va di parlare della città, ha rappresentato sempre un luogo di disinvestimento più che un luogo di investimento, un luogo dove anche quando arrivava l'investimento arrivava sempre insieme alle clientele, arrivava insieme alle fabbriche della morte o addirittura, come poi abbiamo visto negli ultimi 20 anni e ne paghiamo ancora le conseguenze, col drammatico business dell'immondizia e che poi diciamo, si è tradotto nel business della morte di centinaia, di migliaia di cittadini e di cittadine napoletane che ancora oggi pagano con quello che abbiamo provato a chiamare biocidio negli anni di costruzione di lotte sociali contro questo dramma. Ebbene, quindi quello che succede a Napoli ha poco a che fare con le dinamiche a cui siamo abituati, no? Della politica tradizionale, della partecipazione, quella vecchia, la vecchia maniera e quella nuova maniera sui social. No, come dire, è molto diverso da quello che succede in tutti gli ambiti della politica, perché si tratta di una domanda di costruzione di nuova istituzione che non sia in nessun modo compatibile con quegli uomini e quelle donne che hanno contribuito a renderci colonia, che hanno contribuito ad avvelenarci, che hanno contribuito ad ammazzarci. Non è importante, come dire, dove siano posizionati, è importante, quindi, costruire da soli e con le nostre mani e con le nostre forze, la cortina che ci difende da che queste cose possano succedere ancora. In questo senso, l'amministrazione De Magistris è uno strumento a disposizione di questa necessità di autonomia, di questa necessità di tutela dalle lobby economiche, dagli interessi, dai predatori. E secondo me, dentro questo crinale si inserisce la relazione tra movimenti e istituzioni.
Se non si capisce questo fatto, cioè se non si capisce questo livello di esasperazione e di irriducibilità alle logiche della politica tradizionale, che per noi, chiaramente in Italia non solo per noi, perché Tommaso lo diceva bene, in realtà in quasi tutti i territori del paese noi poi abbiamo, come dire, fatto i conti con una modalità di accumulazione del profitto, con un capitalismo che abbiamo scoperto essere sostanzialmente straccione e predatorio allo stesso tempo, non avere un capitalismo che ha sempre bisogno della corruzione, della mazzetta e poi dall'altra parte della contaminazione dei luoghi della politica istituzionale, quindi non è una cosa che succede solo da noi, però da noi è successo negli anni in maniera particolarmente drammatica, con degli effetti particolarmente nefasti e anche probabilmente plasticamente più visibili, per cui questo dato di irriducibilità ha costruito l'anomalia Napoli. Io su questo sono fermamente convinta, ma secondo me se venite a farvi un giro per la città lo leggete da soli. Il tema non è soltanto l'amministrazione e il sindaco, è finalmente, come dire, la città riesce a riparlare un linguaggio di riscatto e di dignità, e lo fa attraverso gli strumenti delle lotte e della lotta, non attraverso, come dire, l'adesione a una scelta delegata. E questo è il terreno, su questo vengo alle cose che diceva Tommaso, e questo è il terreno su cui si possono, secondo me, anche con la possibilità di avere ottimi risultati, praticare gli esperimenti a cui faceva riferimento Tommaso, che, attenzione, adesso sono tentativi embrionali, perché lungi da noi avere, come dire, toni trionfalistici prima ancora di averle sperimentate radicalmente determinate cose. Noi stiamo lavorando a Napoli affinché esistano dei luoghi assembleari popolari nei quartieri che, come dire, assorbano, si assumano buona parte del diritto alla decisione che spetta ai territori. Ma questa cosa innanzitutto si dà se esistono sicuramente dispositivi giuridici che permettono a queste assemblee popolari, alle assemblee di quartiere, assemblee degli abitanti, si possono chiamare in qualsiasi modo, esistono gli strumenti giuridici che idonei e utili a che questa cosa succeda, ma si dà soprattutto quando e se c'è la partecipazione in carne ed ossa dei cittadini e delle cittadine, quando e se c'è la disponibilità alla militanza. Questa è una delle cose che secondo me rappresenta la cifra di discontinuità con le altre esperienze che si stanno dando nel paese. Questa volontà di metterci il corpo, le energie, la grammatiche nuove, produzione di discorso nuovi, linguaggi che si ibridano tra quelli dei movimenti e quelli che vengono, che ne so, dal mondo delle associazioni, però, come dire, volontà di investire dentro un progetto collettivo in cui ci si siede innanzitutto assieme in cerchio e si discute. E lo si fa nei luoghi, come dire, più impensabili, nelle periferie più povere, quelle che normalmente raccontano le serie TV. Una delle assemblee popolari più interessanti e che funziona meglio in questo momento a Napoli si fa sotto le vele di Scampia. È una cosa che non racconta nessuno, perché è molto più comodo raccontare la città e la Scampia di Gomorra, no? e dei grandi clan, del business della droga. In realtà, da una parte non si racconta che anche la camorra a Napoli è cambiata molto negli ultimi anni, e quindi anche la stessa Scampia è diventata teatro del grande capitalismo dell'imprenditoria armata criminale, a teatro soltanto della disperazione sociale e della povertà, perché quando vanno via quegli imprenditori lì, in quei territori non resta niente, resta la fame nera, perché di contro non c'è un investimento economico da parte del governo, oppure non ci sono, quindi non arrivano i grandi capitali, tra virgolette, come dire, che pensano alla produzione e agli investimenti su quel territorio, no, resta la disperazione nera e la fame nera. Ebbene, dentro quel territorio lì, forti di un tessuto associativo e di movimento, secondo me, fiorente, forse uno dei più interessanti della città, esiste una delle migliori assemblee popolari della città. E questo, voglio dire, secondo me, è il dato che meglio restituisce quello che sta succedendo a Napoli. A partire da luoghi non scontati, a partire dai luoghi che invece prima erano nelle mani di quell'imprenditoria armata che camminava parallelamente alla politica, e che ha rappresentato, come dire, l'emblema delle difficoltà e della crisi che ha vissuto il nostro territorio, la città e non solo, e tutta la regione. Su questo io torno alle cose che diceva Tommaso, perché ha citato un tema che anche noi citiamo spesso, no? La questione, che qual è la battaglia attorno a cui si costruisce questa anomalia Napoli, questa singolarità Napoli, e dov'è che si vede che non si tratta di una modellistica ma si tratta invece di un esperimento reale? Secondo me, secondo noi, si vede sul tema della cittadinanza. La cittadinanza, no? Come dire, il terreno su cui si giocano i diritti, le libertà,
dei cittadini e delle cittadine di un territorio. È sostanzialmente un terreno di conflitto in questo momento, in cui da una parte abbiamo, come dire, il neoliberismo che attraverso una serie di dispositivi sulle città, probabilmente il più violento è il fiscal compact, no? Quello che taglia ai comuni la spesa pubblica e quindi automaticamente attacca la cittadinanza, perché attacca i diritti sociali, attacca la possibilità che i cittadini accedano ai servizi e ai benefici che dovrebbero, diciamo, di cui dovrebbe essere garantiti sul territorio. Ebbene, l'attacco alla cittadinanza attraverso una serie di pratiche differenti, appunto il fiscal compact è una di queste, ma non ce ne sono infinite e purtroppo abbiamo imparato a conoscerle bene negli ultimi 10 anni, ha sostanzialmente costruito dei modelli secondo me polarizzati e opposti. Allora c'è chi decide di stare, e secondo me, come dire, il Partito Democratico rappresenta il migliore interprete di chi, diciamo, di quella parte partigiana, scusate il gioco di parole, c'è chi decide di stare con una cittadinanza economica, una cittadinanza che mira, come dire, a costruire la schiavitù delle vite sul debito, sul ricatto sulla vita, sull'espropriazione economica delle vite dei cittadini e delle cittadine. Lo fa, come dire, anche trasformando le città in territorio di predazione, no, di saccheggio. E chi invece, e secondo me questa è la cifra delle vere anomalie metropolitane, e chi invece decide di praticare un altro tipo di cittadinanza, una cittadinanza che riconquista i diritti, che riconquista le libertà, e lo fa e lo deve fare per forza, perché guardate, sono gli unici interlocutori su questo tema credibili, e non perché vengo da quel mondo, ma lo dico come dato oggettivo, e lo fa e lo può fare soltanto in dialogo, come dire, rispettando l'autonomia dei due mondi, con i movimenti sociali, perché i movimenti sociali negli anni dell'aggressione neoliberale, ma voglio dire, durante tutta la storia di questo paese, soprattutto la storia recente, sono stati gli unici garanti della difesa dei diritti sociali e delle libertà delle persone. Non hanno mai smesso di farlo, non hanno mai fatto un passo indietro rispetto all'aggressione, non si sono mai fatti sussumere da nessuna logica di cooptazione, sono sempre stati là, hanno fatto i conti con lo Stato, con la repressione, col carcere, i movimenti sociali erano lì, sono sempre stati lì a difesa dei diritti. Allora chi si pone il problema della cittadinanza vera, sociale, della cittadinanza comune, va, chiamiamola in un modo che forse ci fa capire meglio di che cosa parliamo, lo fa per forza in interlocuzione con quei presidi di democrazia che sono i movimenti sociali, i centri sociali come organizzazioni politiche che, come dire, che danno forza ai movimenti sociali, ma lo deve fare per forza in interlocuzione con quella roba lì, perché altro non esiste. Tutte le altre organizzazioni politiche sono organizzazioni politiche che hanno costruito in qualche modo la mediazione sui territori, una mediazione a ribasso che ha smussato i diritti e lo statuto di cittadinanza, il nostro statuto di cittadini meridionali in particolar modo, fino a renderlo praticamente inesistente. Mi fermo qui e lascio la parola a Luigi.